Allora, vediamo un pochettino, onorevole. Come va? Molto bene. Noi vogliamo chiedere soltanto se secondo lei il governo Letta ce la fa o no, se cade o no. Io ieri mi sono innervosito perché ho provato a leggere la situazione e non riesco bene a leggerla. Cioè, ci sono 18 opzioni possibili. Io credo che ci siano delle colombe nel PDL che stiano provando in tutti i modi a non far cascare il governo, fra cui Cecchitto, non vuole proprio. E bisogna un po' capire, noi la nostra posizione è quella che bisogna andare alle elezioni il prima possibile perché l'Italia sta morendo. Non so, il PD è un partito schizofrenico, non si riesce bene a capire, ci vuole uno psichiatra. Il PDL lo sta diventando, cioè sta diventando uguale al PDL, al PD in questo senso, perché ci sono proprio litigi, anche lacrime. Ieri sera alla fine dell'assemblea ho visto dei deputati del PDL che piangevano, quindi evidentemente anche umanamente sono colpiti dalla situazione. Io non lo so, voi che pensate? Tu che ne pensi? Io quello che penso io non è importante. No, è importante da cittadino. No, è importante sapere un pochettino se voi considerate questa una guerra interna al governo. Tra loro? Ma non lo so, generalmente sono sempre messi d'accordo. Io credo che sia un po' una buttata, un modo di fare pressione a Napolitano. In questo senso Napolitano ha ragione oggi. Finalmente ha parlato bene. E Berlusconi, come sempre, è bravo a tirare fuori delle carte impensabili. Non so quanto sia bravura o follia in questo momento, si sarà fatti i suoi conti. Io temo che qualora fossero vere queste promesse di dimissioni, ma non hanno mai rispettato una parola e non credo lo facciano anche adesso, in realtà poi l'elettorato li punirà, perché davvero dal loro punto di vista parlare prima di governo, di stabilità, di spread e poi rovesciare il tavolo in questo modo è irresponsabile. Voi volete il voto? Sì, noi sì, noi vogliamo il voto. Porcellum fa schifo, infatti abbiamo votato la mozione Giachetti per abolirlo, ma questi prima presentano le leggi e poi neanche le votano, le loro mozioni. Ma se la soluzione, cioè è un treno l'Italia che si sta scontrando verso un muro. E noi vogliamo evitare che questo avvenga il prima possibile, anche con fretta, perché gli italiani stanno molto male. Cioè, l'Europa ci governa, siamo schiavi, siamo sudditi di questo sistema europeo e dobbiamo liberarci, e l'unica soluzione oggi per noi è il voto, anche ahimè con questo schifo di legge elettorale che noi cambieremo in una settimana qualora vincessimo. Vinceremo o non vinceremo? Boh, io ci spero. Grazie. Grazie a voi. Buon lavoro. Arrivederci. No.